Mister, dunque, un'analisi a freddo della partita di domenica scorsa. Diciamo che mi ha fatto questo punto, mi aspettavo naturalmente di indirizzare la partita in un'altra maniera, però dopo, per come si è evoluta poi la gara, lo accettiamo. E niente, su un campo difficile, su una squadra che era in grande, hanno detto che hanno fatto la miglior partita dell'anno, quindi è ovvio che contro di noi dobbiamo anche abituarci a questo tipo di atteggiamento. Ecco, abbiamo nel momento che hanno avuto due o tre occasioni, anche leggere, ma comunque ha avuto un po' di sopravvento, ecco, la squadra si è un po', ha preso un po' paura, poi invece ha reagito, e soprattutto qua, in occasione del gol loro. È un buon punto a Rimini, anche se possiamo fare di più, quello sicuro. Perché lei come avrebbe voluto impostare la squadra, scusi? Ma la squadra con un atteggiamento già propositivo per iniziare la gara a nostro favore. Naturalmente venivano da una situazione brutta, quindi brutta di contestazione, cose varie, e quindi volevo che la mia squadra a livello di personalità imponesse un attimino di più. E invece è partita bene, poi ha subito, ripeto, qualche occasione, si è un po' intimorita e poi stava facendo la gara, l'abbiamo gestita anche bene, però non avevo più la forza per, o anche le caratteristiche per controbattere, soprattutto al secondo tempo quando c'è qualche spazio in più, per controbattere appunto l'azione e magari per trovare qualcosa, il gol magari del vantaggio. Di buono comunque si è visto la squadra in generale, nel senso dell'amalgama, cosa che finora è un po' mancata per un fatto fisiologico, cioè per il fatto che la squadra è stata formata relativamente di recente. Ma sì, questo sono anche tante note positive, insomma, come abbiamo sempre detto, quindi su quelle le mettiamo in parte, le miglioreremo, le alimenteremo sempre. Adesso dobbiamo essere concentrati un po' su quelle che siamo più indietro. Ancora concediamo secondo me qualche elemento di troppo inizio partita, quando saremo proprio tutti al top naturalmente la squadra si potrà spingere meglio, però insomma bisogna fare partite, vedere appunto dove c'è da migliorare. L'importante è che la squadra questa compattezza la mantenga e su quella metta dentro anche tutte le altre caratteristiche. Ecco, un altro fatto positivo, comunque non negativo, è che lei ci sarà domenica prossima in panchina, perché anche se il direttore di gara nella partita contro il Rimini l'ha mandata negli spogliatoi anzitempo, lei è stata combinata solo si fa per dire, una munizione. Beh, sono contento e anche ero consapevole, insomma, ho detto anche l'arbitro fin dalla partita, insomma, c'è stato solo un richiamo un po' insistente per la posizione della palla sul calcio piazzato, quindi non ci sono state altre parole diverse da queste, quindi è stata non solamente un po' insistita la mia richiesta e quindi è stata ben accettata, quindi sono contento di questo, ma è importante che dopo domenica ci sia la squadra più che il sottoscritto. A proposito di squadra, il direttore di gara è stato molto fiscale domenica scorsa, ha sventolato parecchi gialli e domenica prossima non ci saranno due pedine importanti come Taddei e Lauria, quindi il modulo sarà un po' rivoluzionato. Ma al di là di modulo, i numeri, avremo una rosa all'altezza, quindi chi sarà chiamato a sostituirli deve farsi trovare pronto e quindi non sono preoccupato minimamente, quindi mi dispiace un attimino perché la gara non era proprio così da richiedere tanti cartellini gialli, però insomma il metro di questo arbitro, che insomma comunque è abitato bene, è stato questo e lo accettiamo, quindi niente, adesso scontiamo le prime squalifiche e sarà l'occasione buona per chi dovrà sostituire questi giocatori. Per quanto riguarda la prossima avversaria sarà il Milazzo, una squadra che finora ha avuto e tuttora ha dei problemi, non da poco. Sì, però questa può essere un'arma a doppio taglio, perché lo posso dire anche perché l'ho vissuto in quegli ultimi due anni, quindi nelle difficoltà, nelle quotidiane proprio, una squadra che comunque c'è nell'organico buoni giocatori, può trovare veramente quella compattezza, che quella voglia di riscatto. In una piazza come Venezia può essere già sempre un buon inizio, quindi dobbiamo dimenticare i numeri del Milazzo, dei gol fatti e subiti,
a volte ha giocato con la, prima, con la squadra giovane. E niente, noi invece troveremo una squadra che verrà bella, compatta e tosta per fare il risultato pieno. Quindi noi, se ragioniamo già vedendo dei numeri su Milazzo, sbagliamo già in partenza. Quindi grande, ci vorrà un grande Venezia.